Eccoci qui, buonasera a tutti quanti. Buonasera a tutti quanti e benvenuti come ogni lunedì al webinar del lunedì delle ore 18 qui su investire.biz. Come ogni settimana ci sono io, Riccardo Zago, e come potete vedere, se ci vedete ovviamente, con noi questa Ah, sera sì. c'è anche il grandissimo Giancarlo Prisco, scalper professionista che come sempre ci accompagna numerose volte nelle analisi dei mercati. Buonasera Giancarlo, come stai? Buonasera Riccardo, buonasera a tutti. Bene, un po' occupato, ma bene, sono settimane un po' intense, quindi fino a fine anno sui mercati ne vedremo delle belle. Qui ci sarà molto da divertirsi. Benissimo, infatti questa sera andremo a fare un po' il punto della situazione sia dal punto di vista macroeconomico sia dal punto di vista tecnico sui principali indici azionari e non solo, come sempre anche valute, metalli preziosi, anche questo gold, vedremo dove andrà a finire. Parleremo anche di criptovalute, quindi diciamo che di argomenti da vedere in 40 minuti ce ne sono molti, dateci un feedback audio e video, per ora vedete solo le nostre facce, ma a breve andremo a vedere anche i grafici. E vedo subito una domanda di Alessandro che poi porto subito all'attenzione di Giancarlo, che è: a cosa è dovuto il crollo di Bitcoin negli ultimi giorni? Lo andremo a vedere. Marco mi dice una cosa che io mi ero, da quanto sono immerso qui nei mercati, investire.biz, eccetera, completamente dimenticato, perché Marco dice: Zago è più teso per la partita del Milan di domani che per il drop del mercato. Adesso sì, se non me lo dicevi me l'ero dimenticato che domani c'è il Milan-Liverpool. Giancarlo, vedremo se passeremo Ah. questa Champions, questo girone o no, anche se non è che sia molto fiducioso, ma ci crediamo fino alla fine. Quindi vedo comunque degli ottimi feedback a livello di audio e video. Per chi ci vede un po' più a scatti o non riesce a sentire, consiglio di dare un occhio alla propria connessione perché potrebbe esserci qualche problemino. Detto ciò, vi faccio vedere lo schermo. Ora dovreste. Oh, eccoci qui. Ora dovreste vedere il tutto. Chiaramente, ricordo a tutti che questa settimana abbiamo diversi appuntamenti. Abbiamo, vabbè, adesso il webinar del lunedì, poi come sempre il trading live, come sempre time trading, trading con il tempo. Mercoledì, ultima lezione del corso completo di Francesco Arci sul Forex. E attenzione perché questa sera c'è Giancarlo e volevo dirlo a tutti quanti. Abbiamo organizzato, abbiamo insomma messo online la prossima sessione di scalping live insieme a Giancarlo. Beh, l'ultima volta devo dire, Giancarlo, che è andata benissimo. Abbiamo fatto veramente dei trade importanti e ci siamo portati a casa un buon profitto. Vedremo di ripetere questa cosa martedì 14 dicembre alle 15:15, un prezzo veramente molto basso che insomma vale la pena seguire. Com'è andata l'altra volta, Giancarlo? Guarda, io l'ho detto in maniera onesta, il mercato era in una serie di condizioni veramente perfette, sia da un punto di vista della volatilità che dal punto di vista delle tendenze, no? Si è fatto un trade al rialzo nei primi minuti, ma era molto aggressivo, quindi non l'ho contato perché questo è un trade che si fa solo se si hanno certe conoscenze, bisogna avere i nervi saldi, ma in realtà abbiamo fatto una serie di trade molto belli sia sul DAX in short, un long di Nasdaq ben ragionato. Abbiamo fatto dei trade molto belli anche perché poi i trend erano veramente puliti, si mantenevano per più di 20 minuti, quindi era una giornata piuttosto semplice da gestire. Poi ovviamente ci saranno giorni più rognosi, ma con questa volatilità ci possiamo aspettare dei bei movimenti. Ecco, anche se il mercato rimane in range, ci sono delle ragioni precise per cui possiamo dire dovete essere pronti a ballare la Macarena anche per tutto il mese di dicembre. Possiamo dire così.
Infatti, vediamo questo DAX. Voglio vederlo prima di andare prima di andare a fare un'analisi di più ampio respiro. Questa mattina abbiamo notato un'apertura molto interessante su questa zona resistenziale. Siamo sul Germany 40 cash, quindi i prezzi un po' diversi dal future, ma comunque questa mattina la zona resistenziale dell'apertura, insomma, ha funzionato molto bene, portando poi i prezzi inizialmente a testare questo minimo che vediamo qui in area 15.240-15.250 per poi rompere con forza al ribasso. Però poi che cosa è successo qui? Giancarlo, c'è stata un'accumulazione? Abbiamo notato che c'è stata una rottura della zona che abbiamo appena menzionato, con forza, tra l'altro. C'è stata un'accumulazione di volumi. Cosa ci puoi dire? Fino a dove arriverà questo DAX? Siamo ancora, secondo te, all'interno del ritracciamento o comunque del ribasso che ci ha accompagnato anche per tutta la settimana scorsa, oppure siamo ancora in range? Guarda, io sul DAX ho ancora un ordine pendente da praticamente 2 settimane in area 15.000 short, e praticamente non me l'hanno preso per un pelo, perché in pratica l'ho riposizionato dopo, cioè la prima volta è partito, l'ho dovuto chiudere subito perché è entrato un selling climax, poi ho girato il long, l'ho rimesso dopo il crollo di fine novembre. Però non me l'ha preso. Ho uno short posizionato sui 15.060 dei future e sono ancora convinto che questa può ancora succedere, e quindi quel livello di ingresso per ora lo lascio, anche se il mercato dovesse risalire, magari quest'ordine verrà ripreso l'anno prossimo. Quindi devo aspettare un attimino di vedere cosa succede nei prossimi giorni. In realtà, se voi vedete un grafico daily sul DAX, noterete che da aprile 2021 su questo livello ci stanno giocando, mi sembra almeno 7 volte, sono andati a testarlo ma senza mai riuscire a sfondarlo per più di una sessione. Attenzione, perché toccare è una cosa, quindi non è condizione sufficiente per l'inversione, ma i 15.000 ormai è diventata una zona di supporto annuale, quindi io quell'ordine pendente l'ho lasciato di nuovo, perché se dovesse crollare di nuovo il mercato, il DAX ha un buco dai 400-600 punti da coprire, cioè quel crollo può essere preso in una sola sessione, quindi per me ne vale la pena. Attualmente abbiamo visto che tra il 30 novembre e il 3 dicembre, in pratica, il DAX ha effettuato, ha immesso una quantità di volumi pazzesca, ricoprendo tutta la zona che va nei 15.100. Nella giornata di venerdì abbiamo assistito a un segnale rialzista confermato poi stamane, e adesso il DAX sta giocando su una zona che è compresa tra i 15.424 e i 15.550 più o meno. Voglio dire che in questa zona abbiamo la possibilità di rivedere il DAX, recuperare la resistenza settimanale e quindi diventare di nuovo rialzista a livello settimanale, anche se poi ovviamente, se vogliamo avere un segnale veramente pulito, dovremo tornare sopra i 15.870. Però quello di oggi è un segnale molto forte. Ovviamente adesso io ovviamente ho messo un ordine pendente basato sui movimenti volumetrici. Non lo so se quest'anno se riuscirò a prenderlo a questo punto, perché dipende adesso cosa succederà questa settimana, che è una settimana di setup annuale, così come la prossima settimana abbiamo la Fed, quindi se il DAX riesce a rimanere sopra i 15 e mezzo, possiamo avere un nuovo uptrend. E sopra quel livello io, per esempio, ho un altro ordine pendente, perché dai miei studi, il crollo che ci fu, no, il 26, è un crollo senza volumi, quindi se il prezzo arriva in quella zona non ha ostacoli, per cui potete farvi più 400, più 300 in una sola giornata di sessione. Questi sono i livelli su cui io andrò a giocare, tra virgolette. E voglio però ricordarvi una cosa che è molto importante. Questo vale proprio rapidamente, perché molti non hanno capito cosa è successo la scorsa settimana. Ma in realtà vorrei dirvi che tutti i movimenti fatti nel mercato azionario obbligazionario richiamano molto quello che successe, per chi se lo ricorda, nel dicembre 2018, no? Quando in pochissime ore viene evaporata la performance di un anno. Il problema è che ci sono, gli operatori sono molto esposti su
molto bullish, quindi c'è un rischio molto elevato. Sono tutti lunghi, stralunghi di azioni e corti di bond, short di bond, scusate. Quindi tenete presente, quando avete visto questo ribasso, gli hedge fund hanno aumentato l'esposizione perché devono fare tutto per tutto per migliorare la performance annuale, che in questo momento è pari alla metà di quello che ha fatto l'S&P, quindi veramente male. Usiamo le parole di Gordon Gekko, no? Che diceva, sai perché i gestori di Standard & Poor's non riescono mai a battere il benchmark dello Standard & Poor's perché sono pecore, e le pecore vanno scannate. Quindi in questo senso notate che comunque la gestione attiva non sempre paga, soprattutto in momenti molto difficili come questo. Quindi tenete presente che avete visto dei movimenti contrari nei mercati strani proprio per l'esposizione. Sono sempre inefficienze tecniche. Sui bond erano tutti short e le posizioni sono state incrementate quando Powell si è mostrato più falco, no? Per quello che ha detto davanti al Congresso e al Senato, che toglierà finalmente la parola transitoria quando si riferirà all'inflazione nella comunicazione della Fed. Poi vedremo mercoledì, cioè non significa che non continuerà a fare quello che ha fatto finora, ma ne riparleremo con calma. Praticamente il mercato è andato tutto al contrario del posizionamento degli operatori, i rendimenti dei bond sono tornati a scendere in modo molto marcato perché si sconta un rallentamento macro associato alla diffusione della variante Omicron. Le azioni sono tornate ad avere una sorta di sell-off, di panico, perché praticamente ha detto qua crolla tutto, quindi è sceso tutto, è sceso anche il Nasdaq ovviamente, perché se Powell è hawkish e quindi i tassi di interesse salgono, è finita anche per le performance fantastiche del Nasdaq, almeno in un certo periodo, non per sempre ovviamente. Quindi quello che vi voglio ricordare è che quei movimenti che avete visto la scorsa settimana, ma anche in quel famoso venerdì nero che non si è mai visto nella storia, un venerdì nero così negativo, normalmente no, sono i momenti in cui l'attività di trading è ai minimi annuali ed è stato fatto apposta perché ci sono sempre i problemi, il famoso effetto backwardation e effetto contango. Ci sono degli estremi sia al rialzo che al ribasso, sempre. Quindi questo provoca poi un aggiustamento obbligatorio delle posizioni in tutte le asset class, non è stato risparmiato nessuno. Quindi adesso avremo una situazione anche peggiore. Quindi ecco perché vi dico, vi posso dire tutti i livelli che volete, ma questo lo dovete ricordare. Da qui a fine anno l'esposizione aumenterà perché molti si vanno a giocare il rimbalzo dell'ultima parte del rally annuale, quindi tra Natale e il 31 dicembre, altri invece vogliono bloccare il rimbalzo perché sono usciti in malo modo. Quindi il risultato è vedere un mercato opzionario e obbligazionario molto volatile, in cui vedete che il trend del giorno prima viene smentito immediatamente il giorno seguente. Questo viene amplificato dagli aggiustamenti che verranno fatti nel mercato delle opzioni. Perciò sarà un mese molto, molto volatile. Non date per scontato al 100%, non fate i copia e incolla di quello che dicono, è solo una correzione. Cercate di ragionare sul momento in cui siamo adesso. Il mercato è ancora rialzista nel lungo termine, non è cambiato nulla. Un 5%, un 10% di caduta di un S&P non significherà nulla nel contesto generale. Però dovete sapere che in questo momento c'è una guerra sui posizionamenti, ci sono delle ragioni molto chiare. Quindi, al di là di quello che voi pensate, guardate quello che fanno i grafici. È un mercato trading. Perché se il DAX oggi mi sale, poi domani mi fa meno 500 e voi rimanete perché tutti sono rimasti la scorsa settimana, oh, ma ha fatto un pullback di 100 punti e poi è crollato meno 200. Se voi non capite il perché, è meglio non entrare proprio in questo mercato. Quindi state molto, molto attenti a quello che faranno da oggi fino a fine anno, perché ci sono in mezzo le performance annuali e poi dopo ci sono in mezzo altre questioni che poi si andranno a vedere nelle prossime puntate, tra virgolette. Però per ora questo lo dovete sapere, poi ognuno di voi farà quello che vuole. Benissimo, quindi
Fate attenzione, anzi facciamo, io stesso mi raccomando, facciamo attenzione a operare, facciamo attenzione a pensare che per forza i mercati debbano salire, non pensiamo che siano scesi abbastanza, anche perché se andiamo a prendere un grafico settimanale, ragazzi, qui guardate un trend, guardate questo trend, non possiamo dire che i prezzi sono scesi tanto dai massimi storici. Siamo in un pieno trend rialzista e stiamo affrontando semplicemente una fase di ritracciamento. Magari non siamo più tanto abituati, non siamo tanto abituati a ribassi così importanti perché ne abbiamo visti veramente pochi nell'arco dell'anno, però possono anche essere ritracciamenti fisiologici. Come al solito, non dobbiamo dare per scontato che i prezzi continuino a salire, come che continuino a scendere con violenza. Come ha detto Giancarlo, andiamo ad analizzare giorno per giorno la situazione, anche andandoci a aiutare con l'analisi macro e degli eventi, insomma, che ci saranno nelle prossime settimane, nei prossimi giorni. Ora invece andiamo a tracciare qualche livello, qualche punto interessante sul Germany 40. Iniziamo da quello sull'H1. Abbiamo già individuato una figura molto interessante. E poi anche sul Nasdaq e S&P 500, che so molto bene che insomma vi piacciono particolarmente questi strumenti. Andiamo a vedere tutti gli strumenti cash, quindi non future. Partiamo dal Germany 40. Allora, personalmente questa mattina ho valutato di fare qualche short, poi siamo usciti con stop loss in pareggio. Al momento non sono in posizione, ma sto tenendo sotto osservazione quello che è il time frame orario, perché se noi andiamo a vedere da questa immagine, eccoci qui, che cosa notiamo? Notiamo che sì, i minimi intorno alla zona dei 15.000, l'abbiamo detto anche la settimana scorsa, soglia psicologicamente importante, quindi non solo a livello tecnico, ha funzionato molto bene. Da lì, tra l'altro, non questa mattina, ma intorno al 3, no, proprio il 3 di dicembre, abbiamo segnato un minimo crescente rispetto a quello precedente, pure questa mattina in realtà eccoci qui un altro minimo crescente. C'è stato un bellissimo impulso rialzista, ma guardate i prezzi dove si sono fermati. I prezzi sono fermati esattamente in area 15.400, comunque nella zona compresa tra i 15.400 e i 15.500 punti. Quindi io direi di fare molta attenzione a questa zona resistenziale. Non è scontato che la rompa al rialzo. Per i più conservativi, io, cioè, se fossi conservativo, attenderei la rottura di questo livello per aprire delle nuove posizioni al rialzo. Se vogliamo essere un po' più aggressivi, lo possiamo anche fare, ma secondo me non è proprio questo il momento. Vediamo e commentiamo pure l'apertura di domani. Giancarlo, hai qualche livello interessante da proporci o comunque da mettere come alert di prezzo sul grafico? Guarda, se il DAX già rimane sopra i 4, 4, aspetta, ti dico il livello esatto, 424, 430 è già un livello di ingresso long sul DAX. Sì, cioè, questo l'ha già testato il 3, è ritornato su, giù, ma oggi hanno caricato piuttosto bene, quindi gli ultimi 200 punti di rialzo hanno messo un bel po' di acquisti. Quindi è probabile che andiamo a testare un'area superiore tra i 100 e i 150. Quindi in realtà il trend è già long sulla base di area. Possiamo giornaliera, possiamo già dire che ci sono ampie possibilità di vedere una continuazione del rimbalzo anche domani. Quindi in teoria entrare long adesso e aspettare domani non è sbagliato, però purtroppo lo stop deve essere molto ampio, proprio perché in qualunque momento, come vi ho spiegato, possono fare un gioco di prestigio. Una settimana importante, per cui se entro mercoledì vediamo che il rialzo mantiene bene, ci sono serie possibilità di iniziare già da subito il rialzo di fine anno. Ovviamente c'è in mezzo il dato dell'inflazione venerdì e poi c'è Powell, quindi bisogna stare veramente veramente attenti, però sì, sulla carta a livello tecnico non si discute. Il DAX attualmente è già long e potrebbe continuare a salire anche il resto del pomeriggio. Perfetto, a livello settimanale, forse mi è scappato, hai qualche obiettivo proprio anche abbastanza ambizioso qualora il trend dovesse continuare al rialzo? C'è proprio un punto dove magari c'è anche una concentrazione volumetrica dove si potrebbe anche valutare di liquidare interamente le varie posizioni rialziste che andremo ad aprire? Guarda, se io te l'ho detto, c'ho l'ordine pendente a 5,50. Se
5, Semmeno ok. valente mi aspetto che il DAX vola tra gli 800, 910 e gli 850. Cioè, tutto quello, questo sarebbe il crollo di venerdì, è il buco che è stato fatto senza volumi. Quando lasciano questa, tutto quel crollo che vedete lì, no? È stato fatto senza volumi, quindi non c'è forza. Se il prezzo arriva lì dentro e spingono, non c'è nessun ordine contrario. Quindi questo io l'ho messo perché è un long da 300 punti minimo, quindi me la vado a giocare. E questo rimbalzo di oggi, se viene confermato, potrebbe innescare questa bellissima sorpresa anche questa settimana. Quindi sì, mi gioco i due estremi, perché ormai il DAX dopo 6 mesi ormai ha dichiarato apertamente quali sono le zone su cui andare a giocare uno short, un long oltre la settimana, per cui se dovesse spingere sopra quel livello, io il long lì lo vedo a tutti gli effetti, ci proverò, ovviamente lasciando l'ordine pendente, ma se spingerà raggiungerò altre posizioni. Mentre per lo short, nel prossimo giro, se dovesse andare sotto i 15.000, anche questa settimana, nel caso dell'inflazione, abbiamo un dato sopra le attese, sicuramente il mercato non sarà felice. Io qui uno short lo faccio a occhi chiusi. Poi se mi prende di nuovo lo stop, non fa niente, rigiro la posizione. Se ritorna lì, 14.600, 14.400, in canna immediatamente. Quindi io, quando vedo, questi sono quei movimenti che passano una volta l'anno, eh? Sono quei E macro non buchi che passano più. lasciano, no, passano 2 o 3 volte l'anno perché sono quei macro buchi che lasciano l'attività algoritmica che ci ritornano dopo magari settimane o mesi o dopo anche una cioè pochi giorni. Però quando arrivano quei movimenti molto volatili è normale che lasciano un vuoto dove non c'è stata né nessuna attività volumetrica contraria. Quel crollo è stato fatto con pochissimi volumi. Quindi se ci entra dentro il prezzo e vediamo aumenti volumetrici, vuol dire che stanno comprando, ma lì non ci sono ostacoli, quindi andrà a volare direttamente nei due rettangoli blu, nelle due linee blu che tu hai messo. Non ci sono ostacoli, quindi quelli sono quei long bestiali che tu puoi mettere in canna e te la vai a giocare, che questa roba qua passa, cioè sul DAX non si vedeva almeno da marzo una cosa così. Quindi io sui due estremi ho lasciato degli ordini pendenti perché se mi vengono presi ho la possibilità di fare un 1 a 4, 1 a 5 e stiamo parlando di intraday e non sto parlando di multiday. Questa roba Sì, qua sì. di solito te lo coprono in 4-5 ore massimo, se non nella sessione di apertura del mattino. Quindi A veramente questo vale la punto, pena. anche per i più aggressivi, una piccola posizione la si potrebbe aprire anche adesso. Si può fare una costruzione di posizione, nel senso io ho messo un ordine pendente sopra il livello che io so corretto, questo è un livello su cui si può già comprare, poi si aggiungono altre posizioni. Andrei a preoccupare se perde i 15,2, però questi sono trade che richiedono dei stop molto grossi, quindi dovete innanzitutto vedere il trend generale, se l'S&P non cede, ma mi sembra che l'S&P è un tiro di schioppo Adesso dai vediamo anche 4. l'S&P. 4.600, quindi il DAX dovrebbe almeno abbattere sta zona per 50 punti. Poi vediamo se si può mantenere. Ovviamente siamo in mercato serale, quindi bisogna andare un Certo. attimino più cauti. Molto interessante oggi proprio vedere la differenza tra il Dow e il Nasdaq, perché il Dow praticamente ha sfondato la resistenza settimanale, mentre il Nasdaq sta soffrendo maledettamente. Ed è logico proprio per la situazione che ha creato Powell. E praticamente questo è il Dow Jones, no? Sì, scusami. Questo è il Nasdaq, questo è Scusami, il il Dow. Nasdaq. Allora, il Dow Jones, come vedete, ha sfondato letteralmente i 35.000 punti. Aveva una resistenza settimanale proprio lì ed è tornato volando addirittura ai livelli del 29. Cioè, qui adesso è palese che il Dow Jones può fare un altro giro di 500 punti al rialzo. Ovviamente non vi consiglio di comprare in rottura perché il Dow Jones è maligno e bisogna lavorare soprattutto sui pullback perché i pullback sono micidiali. Se entrate male, vi può fare uno storno di 100 punti in pochi secondi e vi scoppia in faccia. Quindi, adesso quello che io sto monitorando perché ho aperto un long praticamente stamattina, ho provato uno short, mi è praticamente scoppiato in faccia. Ho preso 100 punti di stop in 20 minuti. Quindi, immagina per farti capire. Non è perché uno non prende gli stop, perché io le dico queste cose non per fare bella figura o brutta figura, perché la gente deve capire.
Cosa significa lavorare in alta volatilità? Perché il segnale short era corretto, se mi è girato in una maniera pazzesca, ho visto proprio i volumi al momento che andavano a comprare come dei pazzi, e ho dovuto girare la posizione praticamente a 34.800. Quindi sono entrato praticamente prima dell'apertura, ovviamente ho già caricato qualcosa, dopo l'apertura ho avuto la conferma e ho lasciato questo trade, ce l'ho super protetto, ma lo vado a lasciare. Uno perché ho ancora un altro margine di 100 punti che mi può fare stasera, e due perché il Dow Jones, anch'esso c'è il vuoto del 26 che arriva esattamente dove vi ho detto, 35.800. Quindi ho preso uno stop di 100 punti, ne sto guadagnando più di 400, ho già protetto tutte le posizioni, ho fatto delle chiusure parziali e adesso mi vado a giocare altri 500 punti. Ma se dovesse andare male, io qui non vado, anzi, chiudo sempre in guadagno. Il Nasdaq invece si trova in una situazione leggermente Quindi diversa. giusto per fare un piccolo riassunto, no? Anche per Sì. magari le persone nuove che si affacciano a questo mondo, comunque che vanno un po' più nello specifico, chiaramente approfondendo il trading intraday, vede o comunque lo scalping, come fa Giancarlo, vedete che esistono, anzi devono esistere, o comunque esisteranno per sempre gli stop loss, ma con una corretta gestione del rischio e chiaramente avendo anche una gestione psicologica, insomma, abbastanza importante, si riesce a recuperare anche le perdite durante il giorno. Questo è stato un esempio molto interessante. C'è stato un forte cambio di trend che, insomma, può succedere molte Praticato, volte. vedi, no? Vedi quelle tre candeline rosse? Io lì sono entrato short, no, non lì, quando ha fatto il rimbalzo stanotte, no? Se vedi, Ok. praticamente, esatto, io qui sono entrato short e mi è scoppiato in faccia all'improvviso. Vedi il candelotto? Ci stava tutto, avevo tutti i segnali. Poi ho visto che anche l'S&P si era girato, ho detto, qua dobbiamo comprare. Ovviamente non mi aspettavo questo, mi aspettavo i 35.050, ma non che arrivasse così lontano, subito. Però questo è un segnale long, non si discute, anche Assolutamente. perché quello che è stato messo venerdì e giovedì è tanta roba. Quindi vediamo adesso se riusciamo a chiudere immediatamente questo, chiamiamolo gap, una parola incorretta, questo vuoto volumetrico che c'è a 35.800. Quindi è un gran trade, è molto difficile, perché farlo col down è più difficile, con Nasdaq, con l'S&P è molto più facile, sull'S&P sono meno esposto. Però un long l'ho aperto lo stesso perché è un long da 50 punti minimo, quindi l'ho fatto, ma mi sono esposto di più sul Dow Jones perché il Dow Jones sono 4 settimane che tira troppo al ribasso e quindi quando fa poi le reazioni è Le fa bestiale, molto infatti. importanti, infatti anche qui sta spingendo molto, come dice Giancarlo, Dow Jones in questo caso non ha senso comprarlo adesso, potrebbe essere troppo rischioso, ma da valutare. Io ho messo un alert lì in area 35.000, magari anche un po' più in alto, ma un alert, vediamo come ci arriva e in base alla velocità con cui arriva su quella zona lì e vediamo anche che questa zona, insomma, regge, si possono valutare dei long. Come detto, fino a dove? Fino ai 34, scusate, fino ai 35.800, da dove è partito sostanzialmente il ribasso importante visto nella giornata di venerdì. Quindi diciamo che la strategia è un po' si è simile a quella vista sul DAX, solo che il Dow Jones è già partito, o comunque è partito in maniera più importante rispetto al DAX, e possiamo andare a valutare un long intorno alla zona dei 35.000. Mentre Metti il io grafico a 5 minuti. personalmente, Se metti, dimmi. giusto un attimo, metti il grafico a 5 minuti, così faccio capire una cosa importantissima. Vedete quella candela enorme delle 4? Quella è una candela di sfondamento rialzista. Questo è un breakout con volume. Cosa significa questa enorme candela? Voi dovete verificare adesso. Adesso sono le 6:30, siamo nell'orario della burger, vuol dire che gli americani sono andati a mangiare. Praticamente, che a New York sono le 12:30, si chiama Ok. Burger Time. Quindi, adesso, tra adesso e le 8, se storna un po', vedete che non è mai sceso più dopo che ha fatto quella cosa lì. Se riesce ad avvicinarsi a questa zona, ma non la perde, quindi voi avete già lo stop loss. Se il Dow Jones non perde, ecco perché vi ho detto adesso comprare, dovreste mettere uno stop di 400 punti, cioè non ha Troppo molto ampio. senso. Quindi se scende magari a 35.050, 35 e fa un'inversione, non lo so se lo fa oggi sinceramente, però in chiusura tutto è possibile. E se scende magari domani, ma non in modo violento, attenzione, che se lo fa non dovete comprare, ma ci arriva lentamente e si rigira,
sarebbe un grande segnale, però di norma quando fanno questi movimenti, se ci ritorna troppo velocemente è un segnale di bassista, e di norma se deve salire questo non ci torna proprio più lì. Significa che questo a 34,8 ci può arrivare stanotte o domani già arriva già super rialzista e poi torna a scendere. Quindi vedete, il Dow non ha nessuna volontà, tutte le candele che avete visto sono assorbite immediatamente, non c'è nessuna possibilità di aprire short oggi. Quindi questo è un segnale che il Dow Jones potrebbe arrivare a quel livello, cioè entro le prossime 24 ore. Questi sono i dettagli che dovete vedere. Chi ha fatto il corso scalping, queste cose li sa perfettamente. Quindi questi sono i segnali in cui poi veramente possiamo fare non solo scalping, ma anche intraday. Ad esempio, comprare il Dow Jones in apertura e lasciare la posizione aperta dopo con una chiusura parziale, con un solo trade, vedete, giornate del genere poi veramente ti fanno addirittura il mese se gestite bene con le giuste size. Quindi si tratta di saper leggere le manovre delle mani forti. Tra l'altro, ragazzi, proprio parlando del corso completo di scalping, non possiamo sicuramente spiegarlo qui in così poco tempo, vi mando in chat il link così potete dargli un'occhiata. Chiaramente il corso è rivolto a tutte quelle persone che vogliono cercare di, insomma, di operare come fa Giancarlo. Serve esperienza, serve studio, serve tempo. Non pensate che guardate il corso e sapete fare scalping. Non sarà mai così, come non lo è con altri corsi, ma serve tanto impegno ed esperienza. Però si possono ottenere degli ottimi profitti, come abbiamo fatto tra l'altro nell'ultima scalping live che rifaremo il 14. Però andiamo avanti perché. Dimmi. Parlando di, beh, allora qui c'è uno spazio importantissimo sul Dow Jones, l'abbiamo capito, vediamo se ci saranno dei ribassi per comprare. Mentre siamo long sul DAX, io ho comprato una piccola posizione, poi si può valutare di incrementare, lo vedremo magari anche nella giornata di domani. Concludiamo, anzi, andiamo ad analizzare velocemente, abbiamo 5 minuti per S&P 500 e Nasdaq in maniera ma abbastanza sintetica. Partiamo dal Nasdaq, che come hai detto tu, Giancarlo, ha sofferto un po' sta soffrendo in questo momento, nella giornata di oggi, dico un po' di più rispetto al Dow Jones che è partito. Quali sono i livelli qui sul Nasdaq 100? Quello che vedo io a livello prettamente tecnico è che questa è sì una resistenza abbastanza importante, quindi quella compresa tra i 15.800 e i 15.850 punti, ma se rotta rialzo anche qui potrebbero aprirsi degli spazi non indifferenti con un primo obiettivo chiaramente su questa successiva resistenza in area 16.050. Però poi abbiamo anche spazi fino a 16.400. Quello che notiamo quest'oggi è comunque un bel doppio minimo, comunque in realtà è anche leggermente crescente rispetto a quello di venerdì, proprio qui in apertura dei mercati americani e anche il Nasdaq in questo momento devo dire che sta spingendo. Ecco qui, lo vedete, il minimo crescente rispetto a quello di venerdì. Il Nasdaq avrà la forza di rompere al rialzo questa zona, come la vedi? Fino a dove possiamo spingerci? Oggi 16.050 o anche oltre? già, in teoria oggi, se l'S&P continua a spingere o al prossimo pullback E poi potrebbe, andiamo sulle cripto velocemente. no, 15.950 lo può toccare già stanotte, in teoria. Se non ce la fa, aspettiamo il pullback, se non perde area 640, il target è tornare in 15.950 già. Il livello che hai nominato tu purtroppo c'ha una barriera pazzesca. Però possiamo dire che se ci arriva può anche estendersi a 16 e 160. Per andare oltre poi ci vogliono altre cose, ci vogliono altri volumi. Però sulla carta il Nasdaq ha altri 150 punti di rialzo già pronti da questo livello. Ci vuole un altro po' di spinta. Se rimane, non abbiamo scossoni nella giornata di oggi, ci potrebbe arrivare già tra la chiusura e il mercato overnight. Bene, allora, Bitcoin, chiedono in molti Bitcoin, tutti quanti. Quindi andiamolo subito a vedere. Allora, partiamo con Bitcoin a grafico pulito, tolgo un attimo l'indicatore Ichimoku e partiamo da un time frame settimanale. Su Kimura non vedete i dati del weekend, ma insomma, quello che notiamo cos'è? Che c'è stato un forte ribasso. Ora, il trend rialzista, vedendolo su questo grafico, questo è un time frame settimanale. Allora, quello che penso io è che il trend ha
almeno per il momento non è compromesso, ma diciamo che ci sono stati dei ribassi abbastanza importanti. Come al solito, quando vediamo meno 20% su BTC, meno e poi anche meno 30% su altre altcoin, dobbiamo ricordarci che la maggior parte delle volte, quando ci sono questi ribassi importanti, vengono spesso liquidate tutte quelle persone o tutti quei trader che erano a mercato con una leva altissima. E questa è una cosa che noi chiaramente sconsigliamo sempre di operare a leva, però è questo quello che succede. Vengono liquidati tutti quei piccoli trader che avevano leva a 30, 50, 100 su Binance e quant'altro. Poi, però, dobbiamo attendere che cosa? Dobbiamo vedere se i livelli tecnici su cui ci troviamo, per esempio 48.000 barra 50.000, reggono oppure no. Il trend rimarrà tale o meno? Secondo me, sì, siamo ancora all'interno di un trend rialzista. È vero che ci sono stati dei forti ribassi, però da questo grafico siamo ancora long. Bisogna vedere questa settimana se i prezzi avranno la forza per ritornare almeno sopra 52.000. Come la vedi? Questa settimana ho fatto delle analisi molto approfondite perché sto facendo un lavoro per dei colleghi spagnoli che lavorano con delle, diciamo, il lab cripto spagnolo, no? Per dirti così, mi hanno chiesto di fare delle analisi più a livello tecnico, loro non lavorano sui futures ovviamente, e quindi volevano capire un attimino che stavano combinando gli istituzionali. Allora, ci sono una serie di cose molto semplici da dire. Innanzitutto, il crollo delle cripto è dovuto a più che altro all'attività del mercato dei derivati. Questa è una cosa che dobbiamo specificare perché in realtà diciamo, negli exchange non è cambiato molto lo spostamento di cripto, cioè non è cambiato quasi nulla. Quello che è cambiato è la liquidità. Quindi la liquidità è bassa, sia nel mercato azionario, ovviamente non arriva liquidità nel mercato cripto. Allora abbiamo avuto bassi volumi nel mercato spot, il mercato dei derivati sta un po' in fibrillazione perché ovviamente ci sono anche lì, proprio perché ci sono anche gli ETF presenti nei fondi, riferito al Bitcoin, fra poco arriva anche l'ETF sull'Ethereum. Quindi anche per una questione tecnica hanno chiuso delle posizioni ovviamente con questo guadagno, se lo sono portati a casa. Il problema qual è? Ci abbiamo una fase di stagionalità, l'abbiamo detto, fine novembre, inizio novembre, abbiamo questo passaggio tecnico di chiusura di posizioni e ovviamente stiamo facendo un'analisi basata su quello che è la situazione attuale. Ma non abbiamo ancora il segnale rialzista. Io ho fatto un'analisi ancora più approfondita e vi dico quello che ho scoperto. Sono andato a prendere un'analisi del book del future del profile, scusami, del Bitcoin. Ho fatto un'analisi del profile. In pratica sono andato a prendere gli strumenti un po' più avanzati, ma giusto per capire, non perché nel lungo termine non cambia nulla, per capire che cosa è successo in questi giorni. Io in realtà me ne ero leggermente accorto già venerdì, che qualcosa stava andando storto già perché innanzitutto in settimana non riusciva a spingere ma rimaneva sempre lì. Poi ho scoperto, magari se metti il grafico daily, così lo vedete bene, su un daily cominciamo a capire come stringere un po', la storia si ripete. Il movimento è molto simile a quello che fece a maggio e quindi quando ho visto il pullback sui 54, qualcosa mi puzzava, ho detto, secondo me questo non può salire a questi livelli. Ma sono andato a vedere che cosa è successo venerdì. Venerdì ho visto un aumento anomalo dei volumi sui futures e ho capito che lì stavano cominciando a buttare le bombe ribassiste. Infatti, avevo delle posizioni su Ethereum piuttosto alte, le ho chiuse 2 ore prima che crollasse il mercato, perché l'ho dovuto fare praticamente la sera e mi sono salvato, tra virgolette, perché erano posizioni speculative. Però vi voglio dire una cosa. Andiamo a ragionare su ciò che è questo mercato. Le informazioni oggettive sono poche ma chiare. Innanzitutto ci sta in corso una guerra sui 50.000 dollari. Hanno messo una serie di ordini pendenti e liquidità pregressa che ancora non è stata presa. Ci sta giocando da 2 giorni e come vedete quei 50.000 non riescono a essere sfondati. Il primo segnale rialzista di brevissimo arriverà se sfondiamo quel livello. Ma una cosa ve la devo dire però, questo non significa che voi potete fare il buy on the dip.
Per comprare veramente bene e avere una certezza all'80-90% che il mercato cripto torna a salire, dobbiamo recuperare un'area che sta tra i 59 e i 63. Qualcuno qui mi può obiettare, cioè Gallo, è facile, è sopra il minimo, massimo precedente. Eh no, è che lì ci hanno messo dei blocchi volumetrici. Quindi se li riprendono con volumi forti da sotto, e questi sono movimenti che in mezza giornata li fa il Bitcoin. Allora, qua avete una certezza per fare 63, per fare degli acquisti importanti, ma se non recupera immediatamente sta zona, ve lo dico già, immediatamente significa già sta settimana, dovete aspettare altre 2 o 3 settimane almeno. E un'altra cosa importante, al ribasso c'è un volume che hanno messo a maggio, 19 maggio se ricordo bene, a 36 mila dollari. Se per caso il Bitcoin tocca quel livello, è finita. Sotto non c'è più niente, quindi vi dovete aspettare qualcosa di brutto. Non fate il buy on the dip a 30.000 se ci arriva in una giornata. Quindi qual è il sogno della discussione? Non potete né comprare. Io ho fatto uno short su Bitcoin, per essere sincero, ma non ho preso tantissimo, ma l'ho fatto perché, ma perché non posso fare lo short? Se ho questa possibilità, il crollo è stato forte. Ora, se volete comprare, vi do un consiglio da vero amico. So che la maggior parte fa gli acquisti utilizzando gli scalonamenti, vuol dire magari le canne da pesca, per dirci. Scusate, che poi lo dico in spagnolo e mi confondo. Magari qualcuno l'ha messa a 44, a 48, a 42. Va bene, ma voi non avete ancora il segnale long al 100%. La mia domanda che io vi faccio a voi è: guardando il grafico adesso come sta, voi comprereste? Io ci penserei un attimino e vi dico questo: non è necessario comprare sui minimi, perché io quando il Bitcoin fece il rimbalzo a luglio, io non l'ho comprato sul primo giro. Io ve lo dissi, ho fatto il primo acquisto a 36, ma ne ho fatto un altro a 44. E per me i Me lo risultati sono ricordo. arrivati. E ho sofferto anche il 25% di crollo di settembre, che quella è una cosa tipica. Come ha detto Riccardo, il meno 20 è tipico. Il problema è il momento in cui è arrivato, la stagionalità del momento e il casino che abbiamo di fronte sui mercati. Per questo vi dico, state un attimo attenti, perché non è che il mercato non possa continuare a salire. Io ancora ci credo che dobbiamo vedere l'ultima gamba rialzista. E quindi perché noi 70-80K, e io ho 73 di obiettivo, siamo arrivati a 69, cambia poco. Io l'obiettivo annuale per me, per 4.000 dollari, mi sento super soddisfatto che l'ho quasi raggiunto. Ma questo non significa che non ripartano più. Il problema è perché non comprare quando il trend è chiaro? Se abbiamo nella nostra testa un obiettivo tra 80 e 100K, perché devo comprare adesso quando questo potrebbe scendere e ci rimango incastrato? Io direi un attimino di aspettare 2 o 3 giorni. Se rompe i 50 è un bel segnale, ma comunque c'è un muro tra i 59 e i 63. Se voi comprate a 50 e quella a 60 torna a scendere di brutto, vi ritrovate punto e da capo. Allora, vediamo dei minimi crescenti, il mercato azionario recupera, torna la liquidità copiosa, vediamo che si ricomprano i Bitcoin per metterli nei wallet, i miners ritornano ad accelerare la loro attività e allora tutto a posto, in realtà non è successo niente. Però ragazzi, il timing è molto più importante di dire compro perché il mercato è rialzista, noi non abbiamo ancora il timing di acquisto. Quindi vedete cosa succede in questi giorni, ma vi dico che a livello volumetrico ci sta, ma non ho ancora visto degli acquisti così forti da poter dire che questo adesso prende e rimbalza. Voglio vedere i livelli, voglio vedere i volumi e non ce ne sono. Quindi, se per caso venerdì, e ritorno a ripetere, venerdì il dato di inflazione si aspetta al 6,7 su base annuale. Se quello Vero. esce al 7, se esce al 7%, io non sono tanto sicuro che i mercati chiudono positivo. Poi mi posso sbagliare perché qui, però. Cioè, raga, io sono rimasto un attimo basito perché il dato CPI viene mostrato il martedì. Perché l'hanno messo il venerdì? Ci andrei un attimo coi piedi di piombo, perché Quindi magari ragazzi, sarà mi tutta la raccomando, settimana e poi scende. fate attenzione non solo ai mercati tradizionali, ma anche alla criptovaluta che ci ha dato sicuramente tantissime soddisfazioni, continuerà a darcene, ma non diamo mai niente per scontato, nemmeno qui. Non è detto che Bitcoin è sceso molto, allora
di sicuro al 100% risalirà da questi livelli. Facciamo chiaramente attenzione. Se c'è un bel giro rialzista, saltiamo anche noi sul treno e puntiamo quindi a quei 75. Io ho i 75 entro la fine dell'anno, spero che ci arriva. Io so Però 70 chiaramente 30, cambia poco. se rompe i 45, 42, insomma, bisogna fare attenzione. Settimana abbastanza importante, quindi anche sul fronte delle criptovalute. Ragazzi, direi che per oggi noi abbiamo visto tutto. Io spero di essere, insomma, spero che insieme a Giancarlo vi abbiamo portato un po' di informazioni di qualità. Anzi, in realtà ne sono sicuro di questo. Mi dispiace non aver risposto a tantissime delle domande che ci avete posto. E io vi aspetto per queste domande al Trading Live del mercoledì, che tra l'altro potete trovare nella sezione appuntamenti qui del sito investire.biz. Vedremo se Giancarlo avrà tempo per partecipare. Se no, lo rivedrete alla, ripeto, sessione di Scalping Live, dove andremo tutti insieme a fare un po' di scalping. Grazie mille Giancarlo e buona serata. Grazie a voi, voglio solo ricordare un'ultimissima cosa, vigilate con moltissima attenzione che l'ultimo livello è importante, la chiave, l'SP 4609, se riesce a rimanere sopra in base daily è un grande segnale rialzista settimanale, quindi ci sta quasi arrivando, quindi occhio, Interessante. questo è molto interessante, cercate di vedere se riesce perché questa poi è la chiave di tutto il trend, nel senso. Se l'SP non riesce a sfondare il blocco che è stato messo di non far però il dato venerdì Sì. alle scorse alle 2:30, questo torna a scendere di brutto. Se lo fa, qualche sorpresina ce la possiamo avere. Quindi oggi una giornata interessante. Solo Vi questi abbiamo vorrei dato un comunicare. sacco di livelli, teneteli d'occhio, non dimenticateli perché sono veramente molto preziosi per tutta la settimana. Grazie mille, buona serata e buon trading a tutti. A presto.